che controllo. Ok ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Allora andiamo a usare concretamente questo GSI Hyper-P1. Rimango sempre esterrefatto, sorpreso positivamente dal colpo d'occhio e da quello che è l'impressione che dà questa corona mostruosa, è veramente enorme. Ok, allora è arrivato il momento ragazzi, subito il limite ragazzi, prima indicazione, mi sa che qua le Matrix 64 LED possiamo pensionare, da qua. La definizione di questa dashboard ragazzi è magnifica, mamma mia, anche i selettori, la qualità è pazzesca. Allora, Fuji c'è brutto tempo, accidenti ragazzi, mamma mia ragazzi, il feeling con il cambio è micidiale. Che controllo. Allora, la mia paura era, mamma mia, una corona enorme, sarà come manovrare un barcone, e invece no, subito in due curve, feeling, familiarità immediata. Mamma mia. Poi il SimCube, devo dire che gestisce il peso in modo egregio, non si sente assolutamente che ha 1,8 di peso. E pensavo, ah, guiderò così, invece no. Invece no, il feeling è pazzesco, veramente. Ah, vi faccio vedere una cosa, ragazzi, guardate qua. Mi segnala quando ci avete l'auto. E non è che potete scappare, voglio dire, a livello visivo. E ora vi faccio vedere. È talmente evidente che uno non può non accorgersi. Quindi, ma anche le bandiere, è sicuro che qua diventa di tutti i colori. Ora, la cosa figa, ovviamente, è il touchscreen. Molto equilibrato però ragazzi, mamma mia, direi da qua quando andate a giri durante nel buio vi sparano dei flash in faccia ragazzi, ecco qua, cioè, visivamente è un aiuto pazzesco, come lo sono comunque le dashboard, però integrato nel volante ha un suo perché, anche se concordo con chi dice che ad esempio il posizionamento di una dash su un volante fa figo, però l'utilità perché io devo staccare proprio il contatto visivo per abbassare gli occhi quando magari una dash un po' più bassa qui o comunque già l'HUD del gioco in se stesso recupero il gioco in se stesso, comunque è più efficace proprio per il posizionamento a schermo, lì devo staccare, invece sul volante devo proprio abbassare lo sguardo per andare a controllare magari una cosa piccola. Fuji ricorda tanto Gran Turismo raga, spettacolo, spettacolo, la peggio da tutte le parti, oh.